presentarsi brevemente ai nostri lettori? Sì, sono Lorenzo Boretti, sono sacerdote della diocesi di Verona e ho svolto anch'io il mio ministero nella diocesi e da anni mi occupo anche in particolare della famiglia. In questo momento sono parroco a Bovolone e sono presidente della fondazione Famiglia Dono Grande. Responsabile nazionale della pastorale familiare e ispiratore e coordinatore del progetto Comunità Familiari di Evangelizzazione. Ci può spiegare l'essenza di questa esperienza? Allora, il progetto si chiama Parrocchia e Famiglia più esattamente. Il progetto Parrocchia e Famiglia, alla conclusione del quale è emerso questo tipo di esperienza che sono le comunità familiari di evangelizzazione. Sostanzialmente è a riconoscere che la famiglia, in forza della grazia del sacramento del matrimonio, è piccola chiesa, cioè ha le coordinate essenziali della chiesa, è un dono per la chiesa, quindi si tratta di trovare quelle modalità pastorali che esprimano questa natura interna della chiesa. Una di queste modalità è l'esperienza delle comunità familiari di evangelizzazione, ma può essere fatta anche con altre modalità, per esempio una comunità familiare dove si ascolta la parola, si condivide la parola, una comunità familiare dove si prega. Quello che conta è che ciascuna famiglia trovi il modo, in comunione con il pastore, di dire la propria natura ecclesiale. Durante la sua relazione ha detto: è indispensabile porre al centro Gesù, altrimenti l'evangelizzazione è un bluff. Può approfondire questa affermazione? Sì, perché il Vangelo è buona notizia e la buona notizia è Gesù. È il fatto che Dio si è chinato sull'umanità fino ad incarnarsi. È il fatto che questo Dio è in mezzo a noi, in quel segno semplice che è l'Eucaristia. Allora l'evangelizzazione nel cuore dei credenti deve partire soltanto da questa consapevolezza. Io non ho altro da darti se non Gesù. E in questo Gesù troverà pienezza la tua umanità. In questo Gesù c'è veramente salvezza. E conservare questo senso di forza della presenza di Gesù. Quando noi perdiamo Gesù, abbiamo perso il senso della Chiesa. Rischiamo molto spesso di parlare troppo di Chiesa e troppo poco di Gesù. Benedetto XVI ultimamente ha istituito un pontificio di Castello per l'evangelizzazione dell'Occidente. La famiglia come rientra in questa evangelizzazione? Lei ha accennato anche che non è solo un impegno parrocchiale che è richiesto. Sì, la famiglia è impegnata nell'evangelizzazione anche non soltanto in forza della grazia che ho detto sopra, ma è impegnata perché è collocata per natura sua sul fronte. La famiglia ha a che fare dalla mattina alla sera con non credenti, non praticanti o persone che hanno perso la fede. Inoltre la famiglia è per sua natura evangelizzante perché contiene in sé l'immagine di Dio, quindi è un'immagine perché si veda, contiene in sé la grazia di Cristo che vuole donarsi, quindi vive in stato di dono, ha in sé Cristo in stato di dono, quindi è per sua natura evangelizzante. E l'ultima cosa, lei ha parlato di diverse esperienze di conversione, no? Può in qualche modo richiamarcene almeno una? Sì, le esperienze di conversione sono numerose. Le cose più belle accadono in questo contatto personale che alcuni partecipanti delle comunità familiari o la coppia responsabile o altro hanno con dei colleghi di lavoro, per esempio, con dei parenti di casa e vedono la trasformazione, perché effettivamente vivere la comunità familiare vuol dire, teniamo conto che è settimanale, quindi incide nel modo di vivere, di pensare, vedono queste persone un po' più sorridenti, vedono più capaci di affrontare la vita con quel guizzo di speranza che ti fa guardare avanti e dicono: ma perché? Perché sei così? Cos'è cambiato in te? Ed è il momento proprio del comunicare la fede. Guarda, io ho provato, se vuoi vieni in casa mia, guarda, non c'è il prete, so che tu non credi, non pratichi o ce l'hai con la chiesa, vieni a casa mia. E il fatto di venire in casa è efficace perché le comunità familiari non vogliono offrire altro se non l'esperienza di Gesù presente. E Gesù ha i suoi modi di comunicarsi alle singole persone al di là di tutte le riunioni. E
questa la specialità delle comunità familiari. Mettono in atto la presenza di Gesù, manifestano la presenza di Gesù. E quando uno entra in contatto, io so di uno per esempio, no, che mi dice: ma se io vado alle comunità familiari, non partecipo, non, nel senso che non prego, non faccio niente, però dice esco diverso e non so capire perché. Uno può dire sì, è perché ti trovi bene, perché ti accolgono, però la risposta più profonda è che lì hai fatto esperienza con qualcuno, non con qualcosa. E poi via via si accentua il rapporto fino ad incontrare la parola, fino a far venire voglia di pregare, fino a far venire il desiderio di tornare in chiesa. L'ultima cosa. Accennato durante la relazione a un attacco terribile oggi del maligno verso la realtà della famiglia. In che senso? Sì, credo che non sia privo di documentazione questo lavoro del maligno contro la famiglia. Io mi rifaccio a un testo del quale però non ricordo l'autore, un testo che leggevo ancora nel 68 mentre frequentavo l'Università Statale a Padova, dove si diceva dopo la morte di Dio è indispensabile che muoia la famiglia perché è l'ultima immagine che ci rimane di Dio. E in effetti se noi ci guardiamo attorno c'è questa strategia di cancellare la famiglia, perché quando noi abbiamo cancellato il vero rapporto uomo-donna, noi abbiamo cancellato quello che ci rimane realmente dell'immagine di Dio qui su questa terra. Per chi non crede, quindi per chi non viene in chiesa, che non conosce Gesù, non conosce la parola, non conosce l'Eucaristia, non conosce nessun segno della presenza di Gesù che sono i sacramenti, come potrà conoscere qualcosa di Dio se viene cancellato l'amore puro che viene vissuto tra un uomo e una donna?